Questo Vangelo che è molto concreto e reale, fissa un cammino nelle relazioni nella comunità cristiana, appare come ogni relazione sia chiamata al cielo, cioè ogni relazione non si esaurisce nella carne, non si esaurisce su questa terra. Ogni evento che intercorre tra due persone, tra due fratelli, nella comunità cristiana, evidentemente anche nella famiglia, ogni parola, ogni pensiero, ogni gesto, tutto sa di cielo, tutto porta dentro l'eco dell'eternità. Cioè ogni relazione è un frammento del cielo sulla terra. Non possiamo guardare le cose così come le guarda il mondo, non possiamo guardare i nostri rapporti dentro la cornice molto limitata della carne e quindi della passione. E quindi dei pregiudizi, dei giudizi che sono sempre immanenti, sono sempre incapaci di guardare oltre. È molto potente questo che dice il Signore. Se due si accordano per chiedere qualcosa, il Padre mio che è nei cieli concederà, cioè il cielo scende sulla terra. Non è soltanto la preghiera, perché c'è anche la comunione. Se due si accordano e pregano, significa che quella comunione è già la chiave che ci mette in relazione con il cielo, la comunione tra due fratelli, tra due sorelle. Per cui quello che state vivendo nella comunità cristiana è tutto connesso con il cielo, è tutto dentro un piano divino che non si ferma all'oggi, ma è proiettato verso il cielo. Non solo è proiettato, è legato al cielo, è agganciato al cielo. Questo è sempre misteriosa la relazione che abbiamo con il fratello, perché è temporale, ma non è temporale, ma è anche eterna. È dentro un vaso di creta che manifesta le nostre debolezze, i nostri limiti, le nostre povertà, ma è anche e soprattutto ricolma della vita che non muore. E questo è impossibile giudicare, è impossibile pensare male dell'altro, mai, mai. Per questo si insiste fino in fondo, si cerca la comunione a tutti i costi, come ha detto il Signore, no? Se qualcuno ha qualcosa contro di te, commette una colpa contro di te, parla con lui, parla. E poi ammoniscilo. Ammonire qui è bellissimo perché è un termine che è usato da Paolo anche per quanto riguarda l'evangelizzazione, l'annuncio del Vangelo, tempi opportuni e inopportuni, in stagione e fuori stagione, proprio perché si colgono i frutti fuori stagione nella Chiesa. Il Signore cerca il frutto nel fico fuori la stagione. Perché è qualcosa di soprannaturale, qualcosa che va oltre la natura. La vita cristiana, la vita eterna, va oltre, come un albero piantato lungo il fiume, dà frutti. A suo tempo, cioè il tempo della volontà di Dio. Le sue foglie sono sempre verdi, non conoscono l'inverno, non conoscono la corruzione. Allora tu ammonisci il fratello perché, cioè, ti avvicini ed è con pazienza, con magnanimità, sapendo che i tempi sono di Dio e che noi stiamo dentro un tempo eterno. Usciamo piano piano, piano piano, che è molto difficile uscire dall'impulsività, che è sempre una marcia indietro nella infantilità, no? Chi è che è impulsivo? Un infantile, un bambino, che quello che pensa dice. Non significa non essere trasparenti, eh? Molte volte in questa società, si confonde, no? Il dover dire per forza tutto, perché non c'è più pudore, non c'è più pazienza, è tutto touch, è tutto immediato. E allora dobbiamo essere sinceri, ma non è quella la sincerità. La sincerità è legata a Cristo, cioè è Cristo che ti dice ora parla, ora di, ora taci, ora porta pazienza, guardare, riconoscere la mia opera nell'altro e i miei tempi pieni di pazienza con cui conduco il fratello. Questo educativamente è fondamentale, che è in fondo, se arriviamo all'estrema conseguenza, l'atteggiamento del Padre che è Dio. Con il figlio prodigo, che deve rischiare anche l'apostasia, deve rischiare anche la biura, deve rischiare anche il rifiuto, il rigetto. E qui lo dice chiaramente: tu fai di tutto, e questa è la pazienza, no? Parli con lui, gli annunci la verità, lo ami, le dici anche la verità, che è amore, con pazienza, con tenerezza, con dolcezza, con fermezza, in ogni momento. Perché abbia un luogo dove poter tornare, la verità, che non benedica le stupidaggini, che non. Ma dall'altra parte, se lui non ascolta, allora moltiplichi gli sforzi, perché sai che nella comunità c'è lo Spirito Santo, sai che nella comunità è presente il Dio, no? Dove due o più sono riuniti nel mio nome, là sono in mezzo io. Per
Per questo non è che vado lì a togliere l'onore al fratello, se lo dico alla comunità, che nella comunità c'è lo Spirito Santo, c'è Cristo, tradizione, no, dei capitoli delle comunità religiose, per guadagnare il fratello. E se nemmeno davanti alla comunità, nemmeno davanti ai testimoni, allora sia per te come un pagano. E questo anche è l'estremo atto d'amore. Ci sono momenti in cui proprio il tagliare è il segno di amore più grande, in cui tu non puoi più fare nulla e non puoi però fare compromessi, porti il rifiuto, porti il peccato del fratello. Dice, se però qualcosa contro di te da un'altra parte, dice il Signore, lascia la tua offerta e vatti a riconciliare, ma capita che non è accettata la riconciliazione, capita che l'altro è indurito. E che cosa fai? Porti il peccato, ma non ti allei con il peccato del fratello, lo porti su di te, ma non ti allei. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Ma io non posso benedire un figlio che si sposa con una divorziata o una figlia che va a convivere. Io, l'amore più grande è anche avere il coraggio di tagliare, cioè di non benedire quello e portare il rifiuto. Ma questo lo sa il Signore come? Per questo c'è la presenza di Cristo in ogni nostro istante, che vuol dire la presenza del cielo. Tutto ciò che legherete sulla terra sarà legato anche in cielo, ma è grandissimo questo. Se tu perdoni un fratello, quel perdono risuona nel cielo. E come? Non lo sappiamo. E questo è sempre il grande mistero, no? Del purgatorio. Come si contempla l'eternità? Si contempla in un solo modo. Come dice Ratzinger, la nostra vita non inizia, la nostra vita terrena inizia, ma non è che, se no non sarebbe eterna, no? Cioè noi entriamo, diciamo, dal pensiero d'amore di Dio, dal progetto di Dio diventiamo carne, viviamo su questa terra un tempo e ritorniamo al cielo. È un mistero grande, è il mistero dell'amore di Dio, cioè Dio creando ha pensato tutta l'umanità, ma era già dentro di Lui. Tutti noi eravamo dall'eternità, una cosa che spacca la testa, no? Perché non riesce a capire questo. Noi siamo lì. E poi questo amore che esce e crea, che non ce la fa, capita anche a noi. No? Quando tu senti di amare, senti è qualcosa che esplode, no? Che devi dirlo, che devi fare un gesto, che devi cercare quella persona, ecco, immagina questo fatto da Dio. E allora esplode in questa creazione meravigliosa, esplode nella carne di tutti noi, negli occhi, nella bocca, ma tutto quello è già celeste. Poi è entrata la morte, è entrato il peccato, è entrata la corruzione. Ma ciò non toglie che tutti noi siamo fatti per il cielo, che tutti noi siamo programmati per essere celesti. Ci sarà la risurrezione della carne in una forma diversa. E allora le relazioni nell'amore, le relazioni tra noi, anche quelle più banali, le parole più semplici, già portano dentro le stigmate del cielo, dell'eternità. Già sono un'altra cosa. E questo fa presente il cielo nel mondo che non conosce il cielo, che ha il cielo chiuso, che crede solo in questa vita. E che dopo non c'è più niente, per questo ha paura, per questo si nasconde, per questo odia, per questo porta in giudizio, per questo uccide, per questo fa le guerre, abortisce, divorzia. Ma noi no, noi abbiamo il cielo dentro, noi sappiamo che siamo eterni, noi sappiamo che tutto quello che c'è di noi è un eco del cielo e quindi ha un valore enorme tutto quello che facciamo. Non c'è noia, non c'è routine, è tutto celeste, è tutto meraviglioso quello che dice il Signore. Dove due più sono nel mio nome, cioè nella mia persona, con me, io sono lì, e lì c'è il cielo, e lì cambia tutto. Che meraviglia, che è l'Eucaristia, no? Corpo umano di Cristo, che si fa pane, che si fa alimento, porta dentro l'Eterno. Per cui se io mi nutro di Cristo, se io mangio il corpo di Cristo, bevo il suo sangue, ho dentro vita eterna. E la vita eterna significa che io supero tutti i limiti. Come? Nella carne, quando offro la mia carne, ma soprattutto nell'amore, per cui perdono 1, 2, 3, 70 volte 7, non giudico, non penso male, sempre penso bene, ho pazienza, eccetera. Tutto quello che è impossibile se la vita è solo quella biologica. Ma che il Signore ci conceda questo sguardo sempre pieno di stupore e di gratitudine sul fratello, sulla vita, perché è Dio che si fa presente lì, è il cielo, in ogni cosa. Per questo quando cadiamo e usciamo da questo piano di Dio, ci chiudiamo nel limite della carne, della corruzione, possiamo rialzarci, possiamo risuscitare. Grazie alla comunità, grazie alla correzione che riceviamo nella comunità, che è comunione, che è amore vero. Quello che fanno i sacramenti. E allora possiamo chiederci perdono, ricominciare, perché Cristo ha aperto una porta che non sarà mai più chiusa, se non alla fine del mondo, quella del sepolcro.